Ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Torniamo a parlare di giostra del Saracino perché un po' tutti i quartieri hanno vissuto in queste settimane il rinnovo delle cariche tra vecchi e nuovi volti. Andiamo quindi a riparlare della giostra, anche perché non è che manca tanto, insomma, manca alla fine tutto sommato poco. Il tempo passa veloce, a breve saremo già a giugno, entreremo nel clima della giostra. Intanto saluto il vice sindaco del comune di Arezzo, Gianfrancesco Camurri. Murri, Buonasera. bentornato, con il quale poi nella seconda parte affronteremo anche un po' il tema della manutenzione. È stato annunciato un piano importante di asfaltature, ne parleremo. Saluto Piero Franchini, buonasera. E Buonasera. Buonasera. poi andiamo a ritrovare il rettore di Porta Sant'Andrea, Maurizio Carboni, buonasera. Il rettore di Porta Santo Spirito, Ezio Gori, buonasera. E Buonasera. poi la novità, Andrea Fazzuoli, nuovo rettore di Porta Crucifera, buonasera. Buonasera. Avevamo invitato anche il rettore in pectore, diciamo così, Roberto Felici di Porta del Foro, che però preferisce aspettare l'ufficialità, anche se aveva già rilasciato delle interviste anche a noi. Tra poco sentiremo quello che ci ha detto. Comunque preferisce aspettare, insomma, il momento dell'ufficialità per magari partecipare a una trasmissione. Allora, chiedo intanto a Gianfrancesco Camurrini che cosa, ecco, immagino comunque la macchina dell'istituzione, anche del comune, insomma, non si è mai arrestata. Che cosa dobbiamo aspettarci da queste giostre 2018? Spero delle belle giostre, spero delle belle vittorie. La macchina è in corso e è in corsa forse più del solito, perché sapete che ci sono i nuovi cambiamenti, le due nuove fondazioni, Cultura e Turismo, che in qualche modo andranno a incidere anche sull'assetto dei dipendenti del comune. E quindi ci siamo portati avanti col lavoro e i rettori che fanno parte dell'istituzione Giostra, che a tutti gli effetti porta avanti le gare, i lavori propedeutici alla realizzazione delle due giostre, sanno bene che le gare andranno avanti un pochino prima del solito, quindi ci siamo portati avanti col lavoro proprio per evitare di arrivare troppo a ridosso e magari vedere sgretolare l'ufficio e rimanere un pochino nei problemi. Ecco, si è fatto molto comunque negli ultimi anni, anche per la promozione, abbiamo visto dei risultati tangibili, no? Anche nelle scorse edizioni. Quindi si prosegue anche su questa strada. Sì, allora la giostra non ha bisogno di presentazione, abbiamo visto che negli ultimi anni sta andando veramente molto bene, c'è un lavoro sinergico insieme all'assessore Comanducci e all'ufficio turismo per cercare di promozionare a tutto tondo la città anche attraverso l'immagine della giostra. Il museo della giostra, il cosiddetto museo, che è un percorso espositivo all'interno del quale oggi ci sono soltanto dei costumi restaurati, ha contato nel corso del 2017, è stato inaugurato a fine 2017, abbiamo messo un contapersone a luglio 2017 e abbiamo visto che nel corso dell'anno ha contato più di 70.000 presenze, con tanti, tantissimi ringraziamenti. Abbiamo lasciato dei libri sui quali scrivere e abbiamo trovato veramente tante frasi piacevoli dei tanti visitatori italiani e soprattutto stranieri, perché tantissimi sono stati visitatori stranieri quest'anno, che hanno apprezzato quel poco che abbiamo raccontato col percorso espositivo. Il percorso espositivo, lo dico qui stasera, i rettori lo sanno di già, ma a breve verrà fuori a tutti gli effetti, avrà un upgrade, ovvero nel prossimo periodo faremo un'implementazione, andremo a renderlo molto più bello, molto più interattivo, molto più moderno e molto più piacevole. Quindi sicuramente sarà il principale biglietto da visita della città, perché molti turisti arrivano a Arezzo dalle scale mobili, arrivano in Piazza della Libertà e la prima cosa che si trovano davanti è il Museo della Giostra del Saracino. Quindi questo per ribadire quanto è importante per la nostra città e per la nostra amministrazione veicolare l'immagine della giostra e sostenerla il più possibile. Allora, chiedo ad Andrea Fazzuoli, ecco, che per la prima volta sentiamo da neorettore, dopo magari, ecco, ci racconta anche che cosa succede nel quartiere, quali sono i programmi del futuro. Ecco, che cosa servirebbe alla giostra per un'ulteriore crescita o salto di qualità, se c'è ancora qualcosa di cui ha bisogno, oppure va bene così, da neorettore, ecco.
Ma io oltretutto la vivo anche come in piazza come commerciante. Devo dire che è indubbio che negli ultimi anni veramente è stato fatto dei gran passi da gigante, questo è merito delle amministrazioni, ma sicuramente continuare con promozioni mirate è la cosa principale su cui puntare, ma l'importante è farsi trovare pronto sempre nell'occasione che si potrà poi, voglio dire, che potremo trovare di fronte a noi, voglio dire, essere sempre pronti e captare ogni possibile, voglio dire, soluzione o migliorativa da poter fare appunto per la giostra. Ezio Gobbi, ormai decano, ma da tanti anni rivesti il ruolo di rettore, quindi hai visto anche crescere la manifestazione rispetto a quando hai iniziato. Sì, io sono entrato in questo mondo 9 anni fa, era già insomma, abbastanza importante, e non c'erano grosse correzioni da fare, però in questi 9 anni effettivamente la giostra è cresciuta tanto. Credo che delle migliorie ci possano essere da apportare, però credo piccole cose e stare sempre attenti, come ha detto Andrea, a essere pronti a intervenire su degli imprevisti che si possono creare in avvicinamento durante la manifestazione stessa. Maurizio, una manifestazione che è diventata sempre, anche sempre più altamente spettacolare, c'è grande incertezza anche a livello, no, di competizione cavalleresca, anche questo contribuisce, no, a far sì che questa manifestazione piaccia sempre di più. Sì, indubbiamente le giostre degli ultimi anni sono state molto belle per i punteggi e credo che per il turista, ma anche per noi aretini, insomma, sia un bello spettacolo, perché poi se la giostra andasse su troppi spareggi magari viene un pochino a mancare, diciamo così, quella concentrazione, e quindi ci sarebbe un calo di attenzione che per noi è magari motivo d'orgoglio, no? Combattere fino in fondo, ma per il turista forse no. Per il turista io credo che si possa fare, oltre quello che è stato moltissimo fatto, insomma, in questi anni, sono 10 anni che sono in questo ambiente come membro dell'istituzione giostra, legare di più la giostra alla città e la visita di quelle bellezze che la città ha, quindi creare dei pacchetti turistici veramente mirati per far sì che il forestiero, lo straniero, non rimanga solo giorno alla giostra, ma venga qualche giorno prima e soggiorni anche qualche giorno dopo. Di questo se ne occuperà le fondazioni? Sì, se ne occuperà l'assessore Comanducci, che ha già tutto chiaro, ben inquadrato. Infatti la giostra, se vogliamo, è il giochino che piace più agli aretini, che deve servire a veicolare un'immagine, ma non ci aspettiamo che debba piacere fino in fondo ai turisti, anche perché in effetti quando lo spettacolo si dilunga molto può diventare anche noioso per chi non è dentro l'ambiente, chi non l'apprezza. Però quello che vogliamo far apprezzare è il clima, il contorno, quindi far apprezzare la settimana del quartierista, le prove, le cene nei quartieri, cioè vivere l'ambiente della giostra, le 2 settimane della giostra, con il clima di festa come in effetti è. È questo che vorremmo trasmettere, quello che vorremmo veicolare e quello su cui secondo me va investito più che su altro, perché i posti in piazza sono contingentati, cioè abbiamo 5.000 posti e c'è sempre il sold out, quindi non c'è disponibilità ulteriore per poter accogliere turisti. I turisti possono essere accolti invece tutta la settimana all'interno dei quartieri, nella piazza durante le prove, alla prova generale, insomma per vivere un clima di festa a tutto tondo senza necessariamente poi partecipare di persona alla giostra. La giostra si può vedere anche sempre ai quartieri negli schermi o comunque viverla sotto altri aspetti, però è importante perché fa capire cosa viviamo noi aretini in quella settimana, che è diciamo un clima particolare, un clima non contaminato, e ai turisti piace questo, piace vivere le realtà di questo genere qui. Se posso, sì, aggiungere, certo, una cosa, visto prima quando parlavamo di novità per la giostra, una novità che speriamo di portare in fondo entro il 2019 e per il quale dovrebbe uscire un bando a breve, e anche di questi rettori sono informati, è la nuova scenografia della piazza. Ovvero vorremmo andare a coprire le brutture della piazza. Noi abbiamo una piazza che è bellissima, vuota, quando mettiamo le tribune è un po' meno bella, perché le tribune in acciaio non rispecchiano quel periodo storico, non sono coperte adeguatamente, abbiamo quelle colonne fasciate con dei cuscini bruttissimi, quindi sicuramente va data un'immagine un pochino più decorosa. E in questo senso faremo uscire un bando
per avere delle proposte da parte di progettisti o gente che in qualche modo è vicina all'ambiente della giostra, per avere delle proposte di nuova realizzazione di una scenografia, quindi per andare ad allestire, a creare dei pannelli di copertura di tutte quelle brutture, di quelle cose meno belle che sono all'interno della piazza i giorni della giostra. Meno in sintonia con... Meno in sintonia. Ecco, Piero. Sì, io riporto sempre un po' quello che mi dicono la gente della strada, insomma, nei bar quando si parla di, appunto, della giostra della città. Dunque, ci sono state, andando proprio dentro, a delle polemiche in alcuni quartieri, quindi ci sono state per quanto riguarda le varie ed eventuali elezioni, eccetera, eccetera. E quindi ecco, e molta gente certe volte dice, ma queste polemiche, meglio sarebbe che invece di polemiche si trasformassero in cose fattive e in idee. Ecco, quindi anche se effettivamente fa parte della vita un po' del quartiere, no? Quindi è chiaro che ci devono essere anche le polemiche che per cercare di stimolare. Però ecco, come vengono vissute all'interno dei quartieri queste tante volte polemiche anche un po' esagerate? Ripartiamo da Maurizio Carboni. Io sinceramente no, sono anni che non sento polemiche a Sant'Andrea, per cui non so se magari di sopra i miei cugini rumoreggiano. No, a parte la battuta, credo che sia abbastanza normale quando in un'associazione ci sono tanti soci che ci siano, diciamo così, delle piccole posizioni divergenti su decisioni prese o comunque sia su decisioni che andranno a prendere a breve. L'importante, mi auguro sempre, come dico spesso io, che poi dopo si contengano dentro la nostra famiglia, diciamo così, e che vengano poi chiarite fra i diretti interessati. Ezio Gori, non so che polemiche ci possa essere a Porta Santo Spirito. Questi 9 anni polemiche all'interno del quartiere non ce ne sono state. E forse questo è frutto anche dei nostri successi, oltre al fatto di avere due straordinari giostratori come Elia e Martino. Il quartiere in questo Martino in... magari non se ne è fatta una ragione. Tre anni si sono fatti insieme a Martino, sicché è naturale ricordare anche Martino. Con Elia e Gian Maria. E credo che, ecco, oltre a Elia e Gian Maria, la forza del nostro quartiere è proprio che è un quartiere molto maturo e Santo Spirito è veramente una famiglia, insomma, si respira un ottimo clima, arriviamo tutti nella stessa direzione e questo io credo che è una delle componenti che ci ha portato a conseguire questi successi. Quindi che abbiamo le scelte detto. Vengono fatte in modo democratico, insomma. Assolutamente, democratico e condivise. Ecco. Andrea Fazzuoli, chiaramente il quartiere più, ecco, caldo, quello di Porta Crocifica. Col citrone se non c'è le famose bube. Esatto. No, ma detto questo, un bando agli scherzi, devo dire che quest'anno è stato in tempo, diciamo così, creato appunto questi tavoli di dove tutti hanno potuto aderire e essere, voglio dire, presenti, mettersi a disposizione. Questo è servito tantissimo perché in effetti il quartiere ha vissuto, diciamo, queste elezioni con alla fine tranquillità, perché era comunque l'espressione già, voglio dire, scelta o decisa in questi tavoli, e allora è, diciamo, venuta anche abbastanza bene, non ci sono state polemiche. Devo dire che ho trovato, insomma, tante persone che sono veramente messe a disposizione per far sì che, insomma, col citrone chiaramente sta vivendo un momento non esaltante, vogliamo fare di tutto quanto prima per poter ritornare ad essere, insomma, attori principali in questo contesto. Ci vediamo un attimo e tra poco sentiremo anche l'intervista a Roberto Felici per Porta del Fuoco. Tra un attimo. Ripartiamo e allora ascoltiamo anche Roberto Felici. Si riapre l'era Felici di padre in figlio a Porta del Fuoco. Non è ancora ufficialmente rettore, quindi è il motivo per cui non è insieme ai suoi 3 colleghi questa sera. Sentiamo allora però che cosa comunque ci aveva detto qualche giorno fa. Necessaria come l'aria che respiriamo, una vittoria a Porta del Foro. 11 anni senza vittorie sono un'enormità
e quindi punteremo veramente tantissimo a riuscire ad interrompere questo digiuno. Il quartiere di Porta del Foro riparte da Roberto Felici, figlio dell'ex rettore Giancarlo, che si avvia così a diventare il nuovo rettore di Porta del Foro, dopo aver vinto con 282 voti le elezioni del quartiere Giarlo Cremisi. È un cognome noto, è un cognome pesante, e questo soprattutto è una responsabilità ancora ulteriore, perché pensare a quello che ha fatto mio padre per Porta del Foro e per la giostra del Saracino è di stimolo, e spero di riuscire a fare almeno un decimo di quello che ha fatto lui. Le votazioni si sono svolte lo scorso fine settimana per il rinnovo delle cariche dirigenziali. Grande la partecipazione, il 76% dei soci aventi diritto. Se il Consiglio appena eletto confermerà l'intenzione degli elettori, sarà veramente responsabilità di tutti riuscire a riportare unità di intenti all'interno del quartiere. I primi impegni saranno quelli di arrivare alla giostra, che ormai è vicinissima, nelle migliori condizioni, e di partire subito per migliorare alcune cose delle nostre strutture e del nostro quartiere. Nel programma presentato una delle prime cose era quello di fare anche noi il museo della giostra, il museo del quartiere, e di rendere un pochino più accogliente nei limiti del possibile la nostra sede, il nostro circolo. Resta invece ancora da sciogliere il nodo attorno al ruolo di capitano, dopo che Dario Tamarindi ha deciso di fare un passo indietro. Contavamo in tanti, moltissimo, su Dario per la sua esperienza, per la sua capacità e per il suo buon senso. Speriamo che non ci abbandoni, che ci rimanga vicino lo stesso, e adesso valuteremo tutti insieme chi scegliere come capitano. Insomma, c'è ancora da lavorare, da fare delle scelte. Facciamo comunque l'in bocca al lupo a Roberto Felici, anche per mettere questi tasselli al loro posto. Volevo fare un giro per uno degli aspetti, diciamo, a margine della giostra di cui si parla. C'è chi critica, diciamo, alcuni eccessi, mi riferisco alle scene propiziatorie, no? Tutti gli anni si riapre il dibattito, no? Di alcuni eccessi che ci sono, comunque i quartieri mi pare che la loro collaborazione l'hanno data sempre per cercare di evitarli, ecco, si può fare di più? Riparto da Andrea Fazzuoli, diciamo, per regolamentarle meglio anche all'interno, diciamo, di vigilanza tra virgolette di quartiere, oppure chiaramente coinvolgendo tanta gente, tanti giovani, è anche difficile? No, difficile non è, nel senso che ogni quartiere adotta, voglio dire, la sua sicurezza interna oltre che a quella dovuta, voglio dire, anzi rafforzandola sempre di più, perché comunque è giusto che quella sera sia una festa per tutti, che non degeneri. Però è chiaro che con tantissime persone che vanno e che vengono al momento poi che apri dopo la cena, nel momento musicale, è chiaro che lì nasce, diciamo, può nascere qualche difficoltà in più. Però insomma negli ultimi anni secondo me anche lì siamo riusciti a dare una regola, faremo sempre di tutto, insomma, per poter far sì che sia sempre più una festa, voglio dire, non certo che crei problemi questa iniziativa. Ezio. Come Andrea, anche noi al nostro quartiere abbiamo preso delle contromisure per ovviare a queste problematiche che possono sorgere, anche se tengo a specificare che al nostro quartiere i grossi problemi in questi anni non ne abbiamo mai avuti. E poi purtroppo non è questo qui un problema soltanto che riguarda i quartieri, ma riguarda la società di oggi, insomma, e questi eccessi di alcol. Si verificano quasi tutte le sere, non c'è bisogno di arrivare alla giostra del Saracino, basta avvicinarsi a una discoteca oppure a un punto di ritrovo di ragazzi, e purtroppo assistiamo a delle situazioni poco piacevoli. Maurizio. Ma hanno già detto un po' tutto gli altri due rettori, insomma, certo si può sempre migliorare sulle cose, però l'impegno nostro è veramente tanto, e anche l'anno scorso, insomma, dopo l'ordinanza del comune abbiamo ridotto gli orari di vendita di alcolici, noi personalmente facciamo anche un controllo diverso sui tavoli quando viene portato dalle persone adulte il vino, per cercare di esaminare quello che è al momento la situazione, purtroppo dei giovani, che è un po' per divertimento, un po' perché moda, un po' perché lo fanno, ahimè, tutto l'anno, tutti i fine settimana, e quello è un altro fine settimana.
Ecco, avete su questo concertato appunto queste misure, cercando insomma di venirvi incontro anche con i quartieri rispetto a quello che era l'indirizzo, no, sull'anti-alcol della Giunta? Sì. Devo dire che all'interno dei quartieri in questi anni sono stati fatti veramente dei passi da gigante, hanno lavorato tanto, lo devono fare anche perché sanno quelle che sono le misure di sicurezza che impone. Le riunioni in prefettura vengono anche loro, le riunioni in questura vengono anche loro, quindi sanno a cosa siamo sottoposti tutti, perché anche lo stesso comune quando organizza un pubblico spettacolo è sottoposto a delle regole. Oggi io non farei mai rettore, io li ammiro, perché oggi si assumono delle responsabilità, si assumono delle responsabilità che francamente 10 anni fa fare il rettore era molto più semplice. Con tutte le difficoltà, le regole, i rischi che ci sono oggi, è veramente diventato un compito molto molto rischioso, diciamolo. E quindi loro fanno di tutto per cercare di salvare anche la propria pellaccia, diciamolo in maniera molto, molto franca, perché è un ruolo del tutto gratuito quello che viene ricoperto all'interno dei quartieri, è puro volontariato, e assumersi queste responsabilità ci vuole tanta tanta passione. Per questo io li ammiro e li ringrazio, anche perché francamente in questi anni devo riconoscere che hanno veramente lavorato tanto per cercare di limare i problemi che conosciamo tutti. Questo collante, diciamo, che riesce a tenere i giovani, ecco, nei quartieri, quindi questa partecipazione che ce n'è poi tanta, insomma, ecco. E quindi anche, diciamo, queste presenze che devono essere lì sempre, perché è chiaro che c'è da prepararsi per le sfilate, c'è da prepararsi per, ecco, vuol dire, e c'è la partecipazione, quindi non è che c'è, perché di solito i giovani ora sono distratti da tante cose, no? Quindi di solito si sente che magari là dove devono partecipare certe volte ci sono delle manchevolezze, no? Per dire, e quindi magari in altri settori, in altre cose. Ecco, mentre nel Saracino mi sembra che ci sia questa partecipazione, quindi ecco che c'è questa responsabilità, diciamo, proprio verso il quartiere. Verso, quindi, ecco, come si vive all'interno del quartiere queste cose? Ecco, c'è bisogno di richiederle queste cose, oppure questa partecipazione avviene spontanea? Ezio. Una partecipazione al quartiere che avviene spontaneamente, proprio per il grande amore dei giovani verso la nostra manifestazione. Dopo bisogna essere noi dirigenti, diciamo noi adulti, a essere capaci a coinvolgerli, responsabilizzarli sulle varie attività del quartiere. Ad oggi nei quartieri non c'è soltanto il momento della giostra, ci sono i circoli ricreativi, ci sono le scuderie che richiedono anche, hanno bisogno anche del sostegno di questi ragazzi, responsabilizzarli su delle cose anche importanti. Loro ci mettono ancora di più quella passione, quella determinazione, vengono volentieri al quartiere a dare un loro servizio che è fondamentale per il mantenimento e la preparazione della giostra del quartiere. Maurizio, quindi diciamo le nuove generazioni non faranno, tra virgolette, spegnere la manifestazione, nel senso viene tramandata la passione? Ma penso proprio di sì, anche per fatto di numeri, insomma, perché io quando sono arrivato al quartiere tutta questa partecipazione non c'era, adesso ce n'è molto di più, quindi credo che anche se qualcuno è sempre di passaggio negli anni, insomma, perché magari vedi qualche ragazzino che sta lì un anno o due e poi dopo l'università, la fidanzata, qualcos'altro, gli fanno cambiare strada, però costantemente è sempre più i giovani che rimangono rispetto a quelli che girano, insomma, quindi credo che il futuro sia garantito. A Porta Crucifera invece com'è la situazione? Ma Porta Crucifera è uguale, nel senso che troviamo difficoltà per poter accontentare tutti, per farli vestire, questo è il dato certo che dimostra la voglia che c'è di appartenenza, la voglia di fare. Devo dire che insomma tutti i gruppi giovanili oramai sono una realtà importante in ogni quartiere, e voglio dire, fanno iniziative anche direi molto interessanti, culturali e non, questa dimostrazione che i ragazzi d'oggi insomma sono persone che poi saranno i dirigenti futuri, no? Però insomma hanno delle buonissime prerogative, diciamo così.
La consegna della Lancia d'Oro è confermata sulla terrazzina? O c'è, vedo lo sguardo che c'è qualcosa di no, nuovo, o rimane lì? No, rimane lì, fino a prova contraria dovrebbe rimanere lì, non so se verrà istituzionalizzata. Il sindaco sta cercando di puntare a quell'ubicazione lì, però lo svelerà lui, perché i rapporti in questi anni li ha sempre tenuti lui, e quindi credo che comunque lo annuncerà ufficialmente un pochino più sotto giù. Ecco, giusta che poi è stata seguita anche da televisioni estere nelle ultime, diciamo, nelle ultime edizioni. Avete avuto riscontri, diciamo, di quello che poi è andato in onda? Tantissimi riscontri, sono venute televisioni da mezzo mondo, direi, comunque anche nei periodi antecedenti e successivi alle giostre abbiamo avuto tanto interesse da varie testate giornalistiche, siano televisioni oppure carta stampata, oppure televisioni internet, che hanno manifestato molto interesse nei confronti della giostra e hanno realizzato tanti servizi. Quindi è in crescendo la richiesta. Quest'anno non so quanti biglietti, a quante prenotazioni siamo, ma siamo già veramente molto avanti. Quindi questo dimostra che all'estero viene veicolata l'immagine, che c'è tanta attenzione e curiosità, e questo conseguentemente causa le richieste con molti mesi di anticipo. Allora, l'ultimo giro lo volevo fare con un po', se ci raccontate, ecco, anche a livello, insomma, interno del quartiere, cominciando da Maurizio Carboni, che a un certo punto avevamo letto anche che non volevi, no, proseguire in questo ruolo direttore. Poi che cosa è successo che ti ha fatto ripensare? Tattica, si fa sempre così. No, non è stata tattica assolutamente, è stato che venivo da un periodo dove ero sinceramente molto stanco, e la vittoria di settembre mi aveva fatto un pochino rilassare, diciamo così, sui miei progetti futuri. Poi ci sono state varie vicende, fra cui quella di aver avuto vicino tanti ragazzi, tanti giovani che volevano entrare nel consiglio, comunque sia che volevano attivamente portare avanti Sant'Andrea, che mi hanno cercato di convincere. Per ultimo c'è stato anche quei consiglieri un pochino più vecchietti come me, che mi hanno seguito in questi 15 anni, insomma, negli ultimi mandati, da quando siamo ripartiti con Fogliaro Papini, che anche loro mi hanno detto: ma perché non ci stai? Io sì, dico grazie, dico voi no, io sì. Allora, ho capito lì che probabilmente potevo essere ancora d'aiuto per Sant'Andrea, non dico una persona importante, perché importante siamo tutti, però potevo essere d'aiuto per questi ragazzi e per cercare di costruire anche la generazione futura, magari dargli qualche suggerimento, perché non saprei fare se non quello di dargli dei suggerimenti, perché ho notato anche dei primi consigli, ne abbiamo già fatti due, che sono generazioni di giovani che hanno le idee molto chiare, sono molto più avanti rispetto alle nostre generazioni degli anni passati, e mi ci metto anche per primo, per cui avranno anche, diciamo così, la bravura di apprendere facilmente quello che sono le dinamiche del quartiere, per poi fare questo rinnovamento che ogni tanto ci vuole. Quella vittoria di settembre però è stata forse, no, fondamentale anche per l'estate un po' burrascosa che c'era stata. Ma d'estate non ho mai piovuto, tante burrasche. No, è normale. Sant'Andrea è un quartiere che è abituato oramai da qualche decennio a vincere spesso, per cui basta un anno che non si vince, specialmente con una coppia molto importante, forte, che è stata quella di Vedovini e Chierici, che poi c'è subito qualche mugugno generale, per cui le vittorie servono anche a spengere, diciamo, questi piccoli focolai di lamentele. Ezio Gori, l'hai citato prima Martino, però insomma di fatto saranno le prime giostre senza Martino nel ruolo di preparatore, questo ruolo che gli avevate ritagliato, no? E davvero ha aperto la pista poi un po' a tutti gli altri quartieri su questo fronte. Ecco, ti mancherà più quella che è stata la sua bravura a livello di preparazione tecnica, o, come dicono anche i detrattori, più la fortuna di Martino? No. Io penso, sotto l'aspetto tecnico, non ci mancherà Martino, perché in questi 7 anni che è stato con noi ha fatto crescere tantissimo Elia, Gian Maria e a tutto il gruppo che gli stava vicino in avvicinamento alle giostre durante l'anno. Forse di Martino ci mancherà il suo carisma, la sua leadership,
però credo che la possiamo anche sostituire, insomma, con una squadra tecnica intelligente che saprà, saprà rimediare a questa assenza di Martino. Andrea, anche voi in quel ruolo, insomma, vi siete mossi? Sì, è stato indicato da noi Carlo Farsetti alla guida tecnica. Siamo contentissimi per il lavoro che già stiamo svolgendo da un mesetto. Devo dire che, insomma, Carlo io lo conosco, voglio dire, per il trascorso, e ora con questo nuovo ruolo sarà una nuova sfida per lui, voglio dire, per noi, ma insomma siamo consapevoli, siamo soprattutto contenti della scelta fatta, perché riteniamo che Carlo sia una persona che potrà portare a noi, all'area tecnica nostra, tanti consigli, viste le sue esperienze, voglio dire, non solo nella giostra, ma anche nelle altre gare che ha fatto, voglio dire, in tutta Italia. E lì poi a livello anche di giostratori, penso ancora c'è molta incertezza? Ma diciamo che in questo momento i ragazzi si sono messi tutti a disposizione, noi non abbiamo dato a nessuno ruoli specifici, nel senso che in questo momento si dovranno quanto più allenare in maniera molto serena, poi quando sarà il momento decideremo chi sarà il giostratore titolare. Facciamo in bocca al lupo a Carlo Farsetti, che è stato la voce del nostro commento tecnico in questi anni, e quindi ci fa piacere, ecco, che lo rivedremo, insomma, nei panni, ecco, a Porta Crucifera. Io ringrazio i rettori Maurizio Carboni e Zio Gloria Andrea Fazzuoli, in bocca al lupo, e poi ci rivedremo sicuramente presto. Rimane un attimo invece, dopo la pausa, il vice sindaco, che parliamo un po'. Voi avete trovato qualche buca venendo qua? No? No. Benissimo, c'è il contributo della valla, perché in base alla risposta era fatta apposta la domanda, perché se rispondevano male, no, ma hanno detto la verità, non hanno detto male, bugie. Mi conosco bene. Anche venendo alla nostra televisione dobbiamo dire che sono state coperte, quindi via delle viole ad esempio, e sono state coperte. Tra poco ci rivediamo.